No, no. No, io ci tengo, no, perché giornalisti sono tanti, se no se poi pure non è una conferenza stampa aperta. No, io vorrei chiarire che io non sono più un pubblico ministero, purtroppo. Perché lo volevo fare per tutta la vita e sono ormai da due anni un politico a tutto tondo. Però è un segno, Napoli ha scelto un segno. Ha scelto un segno. Ha scelto un ex magistrato, una persona pulita. Sì, ha scelto un politico, ha scelto una persona che vuole cambiare Napoli, magistrato dentro si è sempre. Ma non credo che Napoli sia una Napoli forcaiola e giustizialista. È una Napoli che vuole giustizia sociale, vuole diritti e certo vuole legalità, ma la legalità quella seria, non la legalità della carta da bollo truccata, che ho conosciuto molto anche nella mia esperienza di magistrato. Legalità costituzionale, legalità nei diritti, infatti a me piace molto parlare di diritti e di giustizia prima ancora di legalità. Sicuramente a Palazzo San Giacomo ci sarà un garante per tutti, e questo lo si vedrà anche nel modo con cui snellirò la macchina amministrativa, perché quando ci sono troppe regole, troppi formalismi e troppa burocrazia si annida il piacere, la raccomandazione e soprattutto l'inefficacia e l'inefficienza.